Allora, oggi con piacere vi annuncio il mio giveaway. Niente, in occasione appunto del primo anno su YouTube ho deciso di fare questo giveaway. Possono partecipare tutti, sia nazionali e internazionali. E niente, le regole sono quasi le stesse, nel senso che dovete essere iscritti al mio canale, dovete lasciare un commento su questo video, scrivendo appunto, cosa vi piace e cosa non vi piace di questo canale. Non vi preoccupate, se avete delle critiche da fare, fatele, servono sempre a migliorare e questo non influirà certamente sul giveaway, anche perché appunto è fatto con l'estrazione a sorte. Dunque, inizia oggi e finisce il 27, che è il giorno del mio compleanno. Allora, il 27 l'estrazione sarà fatta il 28 o il 29, non so di preciso, comunque voi controllate. Un'altra cosa volevo dirvi, se volete avere la possibilità di due nominativi, allora se vi fa piacere potete fare un video di risposta, appunto annunciando il mio giveaway. Non siete obbligati naturalmente, però mi farebbe molto piacere vedere anche la vostra fantasia come lavora. Niente, passiamo al premio. Allora, ho pensato questa volta di regalare materiale di consumo. Spero che vi piaccia. E spero, insomma, siate contente. Iniziamo subito. Allora, ho pensato un piccolo album a forma di cuore in cartoncino spesso o truciolare. Eccolo qua. È composto da 6 pagine, 2 anelli ed è pronto per essere abbellito. E questo è uno. Poi ho pensato a un po' di cartoncino per decorazione. Ecco, questi sono i cartoncini base, che sono 15x15, quindi se voi volete fare un album quadrato, oppure se volete anche rivestire questo. I colori sono naturalmente quelli che piacciono anche a me. Anche questo è del cartoncino rigato. Qualche fantasia. Così. Così. Che sarebbe un template della Fiskars, dove voi, insomma, ci sono delle varie forme dove potete sia disegnarle su un cartoncino che ritagliarle. E allora, siccome ho pensato che magari molte non sono molto attrezzate, allora ho pensato anche a un taglierino rotante. Questo taglierino ha la punta, vedete, ricurva, così, in modo che voi potete fare il giro della sagoma. Questo. Poi ho pensato anche a un paio di forbici che servono sempre con dei disegnini appunto da ritagliare che potete fare nei bordi o anche intorno a un cartoncino. E questi sono i ricambi con diversi disegni. Eccoli qua. Eccoli qua, in questo. Quindi anche queste. Poi anche un rotolino di nastro bioadesivo spessorato.
Andiamo avanti. Ho pensato anche a qualche timbrino. Ecco, questo qui che ha la figura di una porta, una chiave, delle scritte. Non so se vedete bene. Ecco qua. Un altro con due farfalle. E un altro con il gufino. Poi, comunque, tre targhette da decorare o anche mettere sugli album. Degli adesivi, vedete, sono un po' tridimensionali. Dei fiorellini adesivi glitterati. Dei piccoli strass. Delle figure pretagliate che servono sempre come addobbo, come e poi anche questi, c'è una chiave, chiavetta, e delle cornicette che si possono adoperare in due modi diversi. Le potete colorare, potete fare quello che preferite. Sono molto comode, molto carine e poi danno un bel abbellimento ai vostri lavori. Poi, questi, che sono sempre complementi di abbellimenti. Anche questi. Sempre per abbellimento. Ah, mi dimenticavo anche vi metto anche una pinzetta che serve praticamente per gli oggetti minuscoli, tipo anche questo, in modo da prenderli e riuscire a metterli, perché a volte con le dita non riusciamo. Un po' di perline, sempre abbellimento, questi che io normalmente li uso anche per fare il bocciolo del fiore. Un rotolo di nastro, di nastrino, che potete usarlo sia per fare i fiocchi che anche per fare dei fiorellini, dei fiori. Ce ne sono 3 metri. Altri nastrini, 1 metro l'uno. Non poteva di certo mancare il nastrino arancione, che io adoro tantissimo, un rosa antico, del pizzo, anche questo. Queste sono tipo passamanerie con la targhetta e dei fiorellini rosa e bianchi.
Ragazze, questo è il premio per il giveaway, spero che vi piaccia. Ho cercato di mettere un po' qualcosina, un po' di tutto e niente, non mi resta che augurarvi buona fortuna, spero che non mi sia dimenticata niente da dire. Se per caso avete delle domande, sempre, potete sempre contattarmi e non c'è problema. Vi saluto e mi raccomando, partecipate, partecipate, partecipate. Ciao, ciao, ciao!